Valentina, tolto quella maglia oscena di Natale con la renna, sta facendo solo dei capolavori. Ovviamente, dal punto di vista del design, abbiamo una certezza in società. Lo so, vi aspettavate oggi, lo scopriamo su Buongiorno, ma quel video, ragazzi, dovrà aspettare ancora un pochettino, a parte che non è ancora arrivata, diciamo, la chiusura definitiva su Buongiorno. Però il motivo vero per il quale ho deciso di posticipare lo scopriamo su Buongiorno è perché oggi, ragazzi, sono successe cose importanti. C'è stato un altro annuncio da parte della SSC Napoli, a mio avviso importante, e poi abbiamo delle novità per quanto riguarda il calciomercato. Quindi facciamo un po' un video di questo tipo oggi. Prima però di cominciare vi ricordo come sempre l'iscrizione, ragazzi, è totalmente gratuita e poi attivate anche la campanella. Ci mancano tipo 14-15 iscritti ai 3500, quindi ragazzi, chiamate i vostri parenti e amici e fateli iscrivere. Allora, passiamo subito ai fatti, ragazzi. Stamattina il Napoli ha fatto questo. Un altro annuncio importante è arrivato. E praticamente la Coca-Cola, sponsor che già era presente, diciamo, nel lab degli sponsor dall'anno scorso, c'è stato, diciamo, un passo in avanti. In che senso? Praticamente Coca-Cola è diventato il Global Training Kit Partner. Intanto io mando il video, così vi guardate anche il video che è bellissimo. Il Napoli a livello anche di video, di editing, ha fatto dei passi in avanti molto molto importanti. Comunque, la Coca-Cola diventa Global Training Kit Partner. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente è diventato lo sponsor delle maglie, diciamo del materiale utilizzato durante gli allenamenti di tutte le gare ufficiali del Napoli, e sarà il partner presente sulle magliette, sulle materiali dell'allenamento sia della prima squadra che della primavera. Quindi attenzione, non lo vedremo come sponsor sulle maglie da gara, le vedremo sulle maglie d'allenamento e su tutto il materiale riguardante l'allenamento, come potete vedere anche nel video. Cioè, la maglia dell'allenamento, ragazzi, è clamorosa. Guardate qua, che bello. Poi su Kvara sta tutto bene. Ovviamente, tutto il materiale sarà disponibile a partire dalle 19:26 di stasera. Andiamo un po' a leggere cosa c'è scritto. Questa collaborazione rappresenta un'evoluzione, infatti, nei rapporti tra i due brand ed è l'ulteriore tappa del viaggio del club con Coca-Cola. Non escludo a questo punto che in futuro possa addirittura diventare uno sponsor presente sulla prima maglia, magari non come sponsor principale, perché penso che MSC sarà uno sponsor che durerà parecchio, ma magari un giorno potrebbe anche addirittura arrivare sulla prima maglia, magari diventerà lo sponsor retro oppure lo sponsor sulle maniche, tutto può essere. Qui possiamo vedere un po' più nel dettaglio il materiale in questione. Abbiamo sulla sinistra, diciamo, la versione, possiamo definirla invernale, mentre a destra la versione estiva. Raga, tanta roba tutte e due. Questo motivo, diciamo, questi piccoli esagoni che vanno a ripetersi, vanno a creare questo effetto. Tanta roba. Il logo che, come sempre, è trasparente, che si adatta alla perfezione su qualsiasi sfondo tu hai intenzione, diciamo, di usare. Ecco, il brand Coca-Cola arricchisce dunque la linea di abbigliamento training composta da t-shirt, smanicato, felpa training e giacca antivento. Quindi abbiamo quattro elementi. Che viene caratterizzata da una fantasia in stampa digitale in versione camouflage e dallo stesso logo del club in 3D usato per la maglia gara. Il training kit sarà in vendita stasera dalle 19:26. E ragazzi, io dico solo una cosa: Valentina, tolto quella maglia oscena di Natale con la renna, sta facendo solo dei capolavori. Ovviamente, dal punto di vista del design, abbiamo una certezza in società. Ora che ci penso, ragazzi, eBay mi sa che ha interrotto la partnership con Napoli, perché l'anno scorso era lo sponsor delle prime maglie. E io sono andato a vedere anche la lista delle partnership del Napoli. eBay non c'è proprio, quindi mi sa che hanno interrotto appunto la partnership. Vediamo stasera quali saranno i prezzi, però a livello di maglia, ragazzi, anche qui siamo a livelli altissimi. Detto questo, ragazzi, passiamo all'argomento calciomercato, perché abbiamo due notizie da commentare e parliamo di due centrocampisti. Il primo è Emre Can, un nome
che sicuramente tanti di voi ricorderanno. Praticamente la Bild ha accostato Emre Can al Napoli, il centrocampista in forza al Borussia Dortmund sarebbe entrato nel mirino di Manna per rinforzare la zona del campo, che ripartirà da Lobotka, Anghissa e Foloruscio. Quindi qui diciamo che non viene nominato Kajust. Stando a quanto riferisce la Bild, Emre Can sarebbe già stato vicino al Napoli lo scorso gennaio, ma poi non se ne fece nulla, me lo ricordo questo. Col Borussia Dortmund ha altri 2 anni di contratto e la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni. Emre Can ha già avuto un'esperienza in Serie A con la maglia della Juventus, il club non ha chiuso le porte davanti a una possibile cessione del ragazzo. Quindi, innanzitutto, una cosa importante da dire ragazzi, Emre Can ha 30 anni, quindi sarebbe il secondo acquisto over 30 che farebbe il Napoli dopo Spinazzola. Non vorrei dire una cavolata, ma forse Emre Can ha giocato nella Juve insieme a Conte, cioè forse lo ha allenato Conte. Vediamo un attimo. Emre Can è stato dal 2018 al 2020 alla Juventus, Antonio Conte dal 2011 al 2014, no, quindi non è stato allenato da Conte. Comunque ragazzi, Emre Can possiamo praticamente definirlo un giocatore prettamente difensivo, perché sono andato a vedermi le statistiche di FBref, ha alti valori nei contrasti, nei salvataggi e ovviamente poi alto valore nella percentuale di completamento dei passaggi e dei passaggi tentati, quindi possiamo praticamente considerarlo un giocatore prettamente difensivo, bravo anche nelle intercettazioni, quindi è bravo anche diciamo nella lettura difensiva, nel posizionamento, ed è bravo anche nei blocchi. Come potete vedere, a livello di statistiche offensive non tantissimo, vedete i passaggi progressivi ricercati 12, vuol dire che praticamente lui non è un giocatore che si butta in avanti e riceve delle verticalizzazioni, ma è uno più che altro che sta dietro e ogni tanto tenta quella verticalizzazione. Infatti come potete vedere lui fa 1.23 passaggi progressivi a partita e c'ha un percentile di 49, quindi lui è uno più che sta dietro e ogni tanto verticalizza, e di conseguenza quindi è un giocatore che è bravo più diciamo nel passaggio orizzontale, è uno che fa più passaggi corti, e poi anche qui in alto come potete vedere azioni che porta da un tiro 1.79, quindi ragazzi stiamo parlando a tutti gli effetti di un calciatore difensivo. Quindi se immaginiamo il gioco delle coppie ragazzi, Emre Can potrebbe essere magari quel giocatore che potrebbe essere la riserva tra virgolette di Lobotka, perché comunque sempre ipotizzando il 3-4-2-1, no? Nei due della mediana uno deve essere un giocatore prettamente difensivo, l'altro anche deve avere caratteristiche difensive, ma in contemporanea deve essere anche uno capace di influenzare la tre quarti offensiva, il gioco nella tre quarti offensiva, quindi diciamo che deve essere un po' un centrocampista totale, deve saper sia difendere che attaccare, e abbiamo visto dai dati che Emre Can non è proprio uno che attacca tantissimo, quindi lui idealmente potrebbe essere magari un'alternativa allo Lobotka. C'è un problema però ragazzi, perché c'è sempre un problema, il problema secondo me è l'ingaggio, perché se voi andate su Capology e andate sul Borussia Dortmund noterete che Emre Can prende la bellezza di 4 milioni e 2 netti, parliamo di un ingaggio che teoricamente a Napoli sarebbe il più pagato dopo Osimhen, quindi non lo so onestamente, non lo so, non è tanto il cartellino il problema, perché 15 milioni, cioè magari puoi anche trattare, arrivi a 10, però secondo me il problema principale è l'ingaggio, 4 milioni e 2 netti, non lo so, poi specialmente vedendo gli ultimi arrivi, no? Buongiorno 2 milioni e mezzo che potrebbero salire, Hermoso che si parla di 4 milioni, l'ingaggio mi fa dire più no che sì. La cosa però ovvia diciamo è che se arriva Emre Can, comunque se arriva un giocatore con queste caratteristiche, vuol dire allora che Conte non vede benissimo Kajust. Passiamo all'altro giocatore, e qui siamo in terra italiana, Marco Brescianini. C'è il via libera di Conte, Manna può vantare una sorta di corsia preferenziale. Notizia lanciata dal Corriere dello Sport. Andiamo a leggere. Marco Brescianini nel mirino del Napoli da più di un mese, come racconta questa mattina il Corriere dello Sport. Il centrocampista lascerà il Frosinone
Dopo la retrocessione in B, gli azzurri possono vantare una corsia preferenziale sul calciatore che ha lo stesso agente di Buongiorno. Attenzione, sul colpo c'è già stato il via libera di Conte. Vediamo un po'. Allora, la richiesta a oggi è di 15 milioni, quindi bene o male la stessa cifra che chiede il Borussia per Emre Can, ma l'impressione è che il Frosinone possa accontentarsi anche di qualcosa di meno, 10 milioni più bonus per chiudere l'affare. In questo caso bisognerà poi trovare l'accordo col calciatore, vabbè, quello non è un problema, ragazzi, perché comunque Brescianini non credo che prenda l'ira di Dio. Stesso agente di Buongiorno, come abbiamo detto prima, con cui Manna negli ultimi giorni si è incontrato più volte a Milano. Però diciamo che non è che questo Beppe Riso con Buongiorno si è comportato così benissimo, perché comunque il tentativo di portarlo all'Inter lo ha fatto, quindi io non lo so se ci sono questi bellissimi rapporti con questo agente. Il Napoli c'è, piace a Mann e piace a Conte, che può inserirlo nella sua batteria di giganti. Allora, a livello di statistiche, ragazzi, parliamo di un giocatore che possiamo definire un po' l'antitesi di Emre Can, cioè è un giocatore che, come potete vedere, spicca soprattutto in statistiche, diciamo, offensive, tanti tocchi nell'area offensiva, tanti passaggi progressivi ricevuti, quindi lui è uno che si inserisce in verticale appunto per ricevere la verticalizzazione dei compagni, però è anche uno che effettua passaggi progressivi, quindi è uno che verticalizza, ma è anche uno che riceve le verticalizzazioni. Azioni da tiro non proprio altissime, la percentuale di completamento dei passaggi non è proprio altissima. Si può migliorare, così come non è altissimo il dato dei passaggi tentati, cioè 31,18. Quindi questo magari potrebbe significare una cosa: è un giocatore che sta molto nella tre quarti offensiva, non sta nella zona nevralgica, diciamo, del campo, cioè il centrocampo. La cosa però interessante, ragazzi, sono le statistiche difensive, dove non è proprio il massimo. Contrasti, intercettazioni, blocchi molto, diciamo, bassi, quindi questo che vuol dire? Che Brescianini non è proprio, ecco, ritorniamo al gioco delle coppie, no? Brescianini non possiamo considerarlo un giocatore che può dare il cambio ad Anghissà, perché Anghissà, per esempio, se vedete la scheda di Anghissà su FBref, è praticamente un tuttocampista, perché è bravo anche, diciamo, sa fare anche contrasti, intercettazioni, blocchi, è presente comunque nelle statistiche difensive, nella fase difensiva della squadra. Brescianini invece non lo è. Quindi, idealmente, ragazzi, se ipotizziamo un 3-4-2-1, potremmo magari vederlo nei due dietro la punta a Brescianini, o magari, che ne so, un 3-5-2, mezzala offensiva che deve soltanto pensare a giocare in avanti. Se parliamo di mediana 2, quindi 3-4-3, 3-4-2-1 oppure un 4-2-3-1, comunque se parliamo di mediana 2, io non ce lo vedo Brescianini, lo vedo più avanti. Quindi non avrebbe molto senso questa notizia se stiamo parlando dei mediani. Ecco, se parliamo di Lobotka, Chissà, Just e tutta questa gente, Brescianini non rientra proprio in questo reparto, secondo me. Detto questo, ragazzi, passiamo alla terza notizia di calciomercato. Qui torniamo a parlare di Hermoso. DAZN praticamente ci sta dicendo che l'Inter ha sorpassato il Napoli per l'ingaggio di Mario Hermoso. Contatti già con gli agenti per le clausole e le commissioni. Andiamo a vedere un pochettino cosa ci dice. La notizia arriva da Orazio Accomando, che è praticamente l'esperto di mercato di DAZN. E Orazio Accomando ci dice praticamente che l'Inter ha contatti costanti con l'entourage di Hermoso per discutere di clausole e commissioni, al momento nerazzurri avanti al Napoli. Diciamo, ragazzi, che la versione di DAZN è un po' contrastante con quella di Pedulla. Pedulla praticamente ci ha detto che l'Inter sta cercando un braccetto sinistro, ma sta cercando un under 26, sta cercando dei giovani, perché a quanto pare la nuova proprietà dell'Inter, cioè Oaktree, vorrebbe portare avanti un progetto fatto di giovani. Quindi Mario Hermoso non collima con questa cosa, perché Hermoso ha 29 anni. Quindi da una parte abbiamo DAZN che ci dice che l'Inter è avanti per Hermoso, dall'altra parte abbiamo Pedulla che invece dice che l'Inter sta cercando dei giovani. E non a caso ieri si è fatto il nome di Kim, che potrebbe andare all'Inter in prestito oneroso. Perché questo? Perché l'Inter, diciamo, deve prima fare cassa per poi acquistare. Vediamo, ragazzi, onestamente credo più alla versione di Pedulla.
che quindi vogliono prendere un under 26, e infatti questa cosa va poi a sposare completamente quello che è successo per Buongiorno, perché la gente ha provato all'ultimo a far inserire l'Inter per la corsa a Buongiorno. Vediamo ragazzi, vediamo. La cosa oggettiva è che comunque questa trattativa per il Moso è la prima che è iniziata, ma è anche quella che ci sta mettendo più tempo, ed è anche, diciamo, capibile, perché comunque parliamo di ingaggi importanti, di commissioni, lo sappiamo come la pensa il Napoli sul nodo commissioni, trattative con gli agenti. Però registriamo questa, diciamo, queste due versioni da Zon e Pedulla che vanno a scontrarsi tra di loro. E signori, io vi lascio con questa notizia. Stamattina Spinazzola ha fatto le visite mediche a Villa Stewart, ecco qui vi faccio vedere anche il video di Calcio Napoli 24. Spinazzola stamattina ha raggiunto Villa Stewart, ha fatto le visite mediche, quindi a breve arriverà anche l'annuncio ufficiale, arriverà il tweet di ADL, e nel pomeriggio dovrebbe fare le visite mediche anche Rafa Marin. Quindi oggi giornata di visite mediche e di potenziali annunci. Tra domani e dopodomani dovrebbero invece esserci le visite mediche per Buongiorno, quindi se ci saranno novità sotto questo aspetto, magari domani facciamolo, scopriamo di Buongiorno. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, vi raccomando che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani, e sempre e comunque, tra parentesi, domani inizia anche il lavoro di Conte, perché domani c'è il raduno a Castel Volturno, quindi si comincerà a fare le cose, diciamo, si incomincia ad accelerare sotto questo punto di vista. Quindi ragazzi, noi ci vediamo domani, e sempre e comunque, forza Napoli!